Bella giovani, bentornati sempre qui da Cap, bentornati sempre qui a provare i soliti mazzi stupefacenti di Marvel Snap. Oggi, anzitutto vi ricordo che stasera usciranno un nuovo spot, uscirà una carta nuova che arricchisce quel mondo del discard, che se vi piace giocare i mazzi in cui si scartano carte, potete farci un pensierino, visto che è anche collegata con la nuova carta che uscirà nelle prossime spot. E poi c'è uno X23 carta molto fondamentale del discard, ormai la sapete, e Gladiator che in un Sera Control può anche fare una sua sporca figura in qualche altro mazzettino. Ma oggi parliamo del mazzo Junk. Il Junk, vi spiego anche perché ho voluto giocare questo mazzo oggi. Può dire la sua, io non ho mai giocato il Junk puro con Annihilus, quindi è qui che scalpita. Annihilus vuole essere provato e vuole fare faville, capito? E poi gli ho infilato Galactus, che dai, che cazzo aspetta di leggere Galactus attualmente? Cioè, ne sto trovando veramente pochi che giocano Galactus, capito? E poi ci abbiamo anche Alioth di turno 6, che fa sempre comodo. Il funzionamento è un Junk classico, raga. Non ho messo niente di più e niente di meno. È un Galactus col Junk classico, con i Goblin, con cose. E andiamo subito a provarlo, vamo. E che ce la mandi buona, raga. Anche perché buono, non lo so. Non lo so ancora se mi piace o meno. E olè. Ok, Galactus questa partita non lo possiamo fare. Mi sembra logica come cosa. Giochiamo The Wood intanto, va bene. Vabbè, però Viper alla fin fine può anche fare la sua sporca figura in questo game, sai? Bello il demone. Lo gioco. Voglia. No, frate, non ci siamo proprio. Non ci sei. Vabbè, pure in abilità a destra. E mo? Che gli racconto io? E il destroy contro è un disastro col Goblin. L'unica cosa buona è che gli indebolisco cosa? Come si chiama? E Knulla. La vorrei sta cazzo di carta del Raft, sai? Vabbè, Green Goblin. Penso che lo riempie. No, lo riempie. Ok. Scherzavo. Distruggi? La voglia se distruggi, frate. La voglia se distruggi. Io non posso prendere la carta del Raft, mi stai dicendo. Ok. Facciamo sentry. Frate, se non gioca lì, boh. Se non gioca lì è tanta roba Galactus. Se non l'ho pescato attualmente. Ok. Ok. Quindi lui deve andare sicuramente a distruggere sul Raft, mi stai dicendo. In poche parole. Ok. Mo? E mo' Annihilus. E mo' Annihilus e poi ho Goblin. Oppure Alioth, eh? Pure Alioth non sarebbe male come idea. Riprenderla prima? Hai capito tu? No, ce l'abbiamo noi la prima. Il problema è, io come vinco poi? Come vinco poi io? Perché... oddio, cioè, potrei vincere così. E così. Oppure anche con Goblin, oppure anche facendo un mezzo predict con Alioth. Lui ha 4 carte, lui sicuramente ci avrà death scontata. Io penso che più di 2 carte me le gioca. Non penso che mi giochi sono Krull, ok? Oh, proviamo a giocare questa. Che mi sembra la play più flessibile, capito? Ma vedi, 2 carte me le gioca lui. Cos'è? Con un lead at? Ah, perché così pareggiava. Ok, vabbè, sì, ha senso. Ha molto senso questa cosa. Ed è la carta del Raft, ok. Vabbè. Ci sta, ci sta, ci sta. Buona, buona la prima. Unexpected Galactus. Dov'è Galactus in tutto ciò? Perché non lo pesco? Anche perché il titolo del video mica sarà il Junk, sarà Galactus scritto così, capito? E raga, chiedo a voi ora,
Visto che Anairus mi è uscito da poco, secondo voi qual è il miglior mazzo attualmente per giocare un Anairus? Visto che, non lo so, sono completamente ignorante in materia junk attualmente, quindi, fatemi sapere la vostra, così magari lo proviamo anche. Bella Selen, con The Hood, va bene. Che bello il papero! Da quant'è che io non vedevo... Come Mr. Pio? Vabbè, ora ho visto il tuo nome. Mr. Pio. Non lo so, mi ha fatto ridere questa cosa. Bella, doppio Selen su The Hood, eh? Ma sai che? Ma sai che? Sì, doppio Selen. Doppio Selen mi intriga particolarmente questa roba. È un meno 9 The Hood. Ok. Ci sto. No, ci sto, fratello. Ti snappo. Io non so che cosa può avere sto ragazzo. Però, dai, fratello. Uno spazzeggio è vinto. A meno che lui non abbia Jeff. Ma ce l'abbiamo anche noi, Jeff. Attenzione. Eccolo qui. Eccolo qui. Sentry è molto buono, eh. Entra molto buono perché noi andremo a fare, visto che non penso metti più il void. Ok, va bene. Ora, quello che andremo a fare noi è fare un Anailus potentissimo qui. Giocare. E il demone me lo tengo a sto punto. Il demone me lo tengo, a voglia. Che mi racconti, ragazzo? Che mi racconti, grande Mister Pio? Perché mi hai messo Slaughter lì? Va bene. Poteva essere un vivente, sto ragazzo. Penso proprio di sì. Un vivente. C'ha senso giocare il vivente col Pavero, regà. Se giochi il Pavero e tu sai che magari, che so, tipo c'hai un Iron Lad, sai che cosa ti copia. E ti può copiare il vivente, ti può copiare Iron Man, ti può copiare tante cose. Bella, bella idea se è quella. Cioè, sto sperando cazzate, forse, molto probabilmente. Ma Slout più Wave, viene da pensare che sia un vivente. Cioè, vedi, a me ancora il papero mi manca. Perché se no avrei pensato un cazzo di mazzo per mettercelo dentro. Perché, boh, non mi ispirano ste merdate, ste carte meme, raga. Mi ispirano veramente un bot. Ora, proviamo a fare qualcosa di differente. Buona zia May. Un tetraballante. Pazzo. Ravonna qui e ci siamo. Sì. Ora quello che andrei a fare è fare Selen Goblin. E snappo. Sto così. Così a primo impatto non capisci neanche che mazzo c'ha l'avversario. CB7 è bellissimo, come no. Ora, ok, che giochi tu? Non mi andare al centro, vabbè, vaffanculo, dai. Che giochi lì? Black Widow. Ok. Ci sto. Vabbè, frate, dai. Che ti devo dire? A sto punto. Che ti devo dire se non che ti faccio questa roba? Ok. Pazzo! Pazzo psicopatico! E ce l'avrà pure lui! Che cos'è tipo... Ho capito che mazzo è, tipo il Dark Oak con Sentry Annihilus. E ora... A me... conviene... A me non conviene fare Annihilus, cioè giocarlo non ha senso. Perché sicuramente ce l'avrà anche lui. Prendo Prio. Ma che prendo Prio? Il cazzo prendo Prio. Scusami. Io sposto.
dico sposto. No, perché dovrei spostare Jeff qui? Sposto Jeff qui e faccio Nylus? Ha senso? Boh, non ho idea e non ho idee per questo turno, raga. Sinceramente. Perché cosa giochiamo? Giochiamo noi... Ok. Magia. È pura magia quello che ho visto. La giocata ci stava, cioè... Ci stava là, tutta voglia, ma era un 50... No, non era neanche un 50 e 50, frate. Era un 33% di location, perché potevo giocare a Nylus ovunque, alla fin fine. Capito? Cioè, la giocata ci sta, ma è molto rischioso giocare quella live lì. Vabbè, monte d'assassino con Deadpool. Va bene. Ci sto. E... Jeff, no? E adesso i goblin. Che fine fanno? Che fine fanno i miei goblin adesso? Bard e Luke. Ma io sono curioso di sapere una cosa, no? Cioè, se io gioco un goblin qui, dove va a finire poi? Non lo so, ma meglio non rischiare questa cosa. Oddio. Però ha senso fargli The Wood qui, sai? No, vaffanculo. Giochiamo il Green Goblin intanto qui. Facciamo le giocate con calma. Ok. Dammi la sentinella, va bene. Però The Wood lo potremmo sfruttare sul Bard di Luke in qualche modo. Dici tu, c'è X23. No, sto ragazzo se c'è armi in zona nel destro è finita. Molto semplicemente è finita. Noi potremmo fare Ravonna The Wood, no? Potremmo fare Ravonna The Wood, voglia. Ha senso? Tanto non quanto ha senso. Perché tanto c'è un altro demone che gioco, non mi servirà a nulla, secondo me. Cioè, quando lo gioco io poi? E c'ho Goblin e Nylus e gioco come giocate. Uno basta e avanza. Poi penso che tra Sentry Galactus e Riot qualcosa me lo darà fino al sesto turno, suppongo. Vedi, già interessante la situazione. Ora ho Goblin e Demone. Sì. E poi a Nylus il sesto turno? Non ne ho idea. Però mi sembra la giocata più giusta, raga. Anche perché fare a Nylus adesso con solo un The Wood, no? È poco, capito? Non sarebbe servito a nulla. Vero, c'è anche Killmonger. Madonna, cioè è esponenziale quel Deadpool, oh. È veramente esponenziale. Ci abbiamo prio? La voglia ci abbiamo prio. Ma. È nel senso. Io... C'ho a Lyot, sì. Questo sì. Però non lo so che cosa potrebbe... Se si può inventare qualcosa sul Bard di Luke, che ne so, tipo... Wolverine distruggi cose e va qui e fa 4 punti. Io non posso giocare nulla qui. Sul Bard Duke non posso giocare nulla. Riot in mezzo. Via. Vabbè, era un Deadpool. Ok. Ok. Bello, cioè la Riot è molto bella in sto mazzo, raga. Veramente molto bella sta Riot. Però cioè, è molto difficile prendere la cazzo di prima al sesto turno se non ci abbiamo le carte. Come per esempio adesso non c'eravamo coso, Sentry. Però con i Goblin l'abbiamo imbastita molto bene. Il problema sono i destroy contro, perché... Cioè sì, è vero, distruggendo i Goblin depotenziano Knull. Oh, cioè, è nullo, perché se distruggono i goblin noi non giochiamo del nostro effetto di engine di mazzo, capito? Quindi dobbiamo stare molto attenti a destrare questo mazzo. Palazzo bianco? Noi gli diamo coso? Altro.
Ancora. Certo che alla fin fine, indipendentemente che a me il destro, sapete quanto cazzo mi piace ed è veramente, penso, il mio mazzo preferito su Marvel Snap. Il problema dove sorge? Il problema sorge quando le persone veramente giocano sempre lo stesso mazzo. Sempre lo stesso mazzo. E non si sanno divertire, capito? Cioè, è giusto così, nel senso, trovi un mazzo ti piace e giochi solamente quello. E qua te lo posso accettare. Quanto è bello fargli una cosa del genere. Ma no, perché Jeff lo potrebbe spostare via dicendo. Giochiamo Green Goblin qui. No, sono scemo. Sono scemo. Perché dovevo giocare a Sentry. Dovevo giocare Sentry. Ma perché parlo io? Parlo di cazzate quando sto giocando. Io can... Vabbè, eresie goliardiche a parte. Facciamo Jeff qui. E Sentry. E poi quinto turno a Nairus. E fai pazzo. Ok, tu hai brio. Perché tu hai brio. Il problema è che io devo fargli a Nihilus. Io mi devo aspettare un suo Alioth in tutto ciò. Ok? Devo aspettare Alioth sicuramente. E dove lo può giocare lui? Dove lo può giocare? Secondo me lui lo giocherà al centro su Nidavellir. Onesto. Secondo me sì. Proviamo. Perché se ci pensi è la giocata più giusta, capito? Nidavellir al centro non ti può contestare. Magari becchi a Nihilus e vinci il game. Però boh. Capito? E non è... Cioè, è la giocata più giusta, frate, ma lo so. Cioè, nel senso, il gioco si basa anche sul predictare l'avversario una volta che capisci le meccaniche, capito? GG, my man, bel game. Bel game. Facciamo l'ultima, raga, no? Facciamo l'ultima, anche perché in sto mazzo mi sta veramente convincendo. Cioè, a parte tutto, sta reggendo anche abbastanza bene. Ora, vi volevo dire una cosa, raga. Cioè, io vi ricordo sempre una cosa. Che siamo vicini a sti cazzo di 1000. E diciamo che mi aggancio anche a una delle richieste che mi avete fatto, è quella di iniziare a fare le live. Cioè, raga, io mi sono fatto un obiettivo con me stesso. Cioè, ho detto io, oh, arriviamo a sti cazzo di 1000 e lo faccio. Anche perché è una cosa che mi piacerebbe fare. Dici tu, forse dovevo dirlo a voi anche. Sì, questo è anche vero. Adesso lo sapete. Ora, Sentry su Cosmo Cremesi intanto. Fammi vedere se possiamo fare qualcosa di carino. Anche perché ci abbiamo Goblin da fare. Ci abbiamo anche The Hood da fare. Volendo. Abbiamo un turno 7 da sfruttare. Sto lasciando questo. Bello Iron Man lì. Molto bello Iron Man lì. E frate, io te lo faccio adesso, sai. Ti faccio Goblin adesso. Con The Hood, magari. Ok, va bene. I am Iron Man. Vabbè, ha fatto bene a chiudersi, raga. Ha fatto molto bene a chiudersi. Anche se io posso fargli direttamente questo. Via. 16 punti ce li facciamo a fare, a voglia. Ci abbiamo 12 punti lì. Poi possiamo mettere anche... Anche Viper possiamo mettere, sì. Ok, lo chiudiamo. A voglia se lo chiudiamo. Ora, possiamo fare una bella cosa, no? Ed è quella di fare Alioth qui e vincere il game. Non può vincere, ragazzo. Esatto. Bello. Chiuso in bellezza, frate. Anche se sarebbe stato meglio chiudere con una vittoria e non con un quid. Però va bene lo stesso. Cioè, nel senso, raga. Oh, Unexpected. Aspetta un attimo. Unexpected è proprio perché ha regalato veramente tante belle cose. E tante soddisfazioni. Come avete visto, counterare sto mazzo è molto semplice. Anche perché quello che va a fare Sentry è quello di mettere carte nella parte destra di campo. E giustamente l'opponente deve andare
chiudersi, no? Anche i goblin possono essere facilmente counterabili con, non lo so, un cosmo o il destroy, appunto. Possono essere distrutti a voglia. E, cioè, è counterabile il mazzo, però è divertente, raga. Fateci un pensierino. E vi ricordo, stasera fatemi sapere cosa trovate nelle spot. A domani.